Non ci saranno i ritardi dell'anno passato, frutto delle traversie amministrative che hanno accompagnato il bando, ragion per cui sono già cominciati i lavori di installazione in alcuni punti della città di Salerno delle luci d'artista, quest'anno affidate alla creatività e al gusto della multinazionale francese Blancer Illumination. Da ieri mattina infatti è iniziato ufficialmente il montaggio, a partire dalla zona orientale, con l'installazione di quelli che sembrano fiocchi di neve nei pressi di via Posidonia. Nei prossimi giorni si proseguirà lungo le altre strade cittadine. I francesi hanno dato in subappalto il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione delle luminarie ad una ditta di Caserta che sta già operando. Tutto dovrà essere pronto per la seconda settimana di novembre, quando, il 9 per la precisione, si procederà all'accensione. Lo spegnimento delle luci è invece previsto per il 20 di gennaio. Di concerto con l'amministrazione comunale sono stati individuati 16 siti, alcuni dei quali nuovi rispetto alle precedenti edizioni. Ad esempio, sarà curioso verificare le installazioni in Piazza della Concordia, in passato sempre estromessa dalla mappa. Il costo di questa edizione di luci d'artista, la 13ª per la precisione, è di 2,5 milioni di euro, quasi per intero coperti dalla Regione Campania, che per Luci d'Artista di Salerno ha prodotto uno sforzo finanziario notevolissimo, attirandosi per questo anche le critiche dell'opposizione. Allora, c'è da aspettarsi che le luci vengano montate bene e rapidamente, naturalmente, per fare in modo che il giorno 9 possa avere inizio Luci d'Artista a Salerno, 9 novembre. Quindi questo è l'obiettivo che perseguiremo a tempo cadenzato. Naturalmente l'assessore Di Maio sta curando gli aspetti marginali, che marginali poi non sono per quanto riguarda il traffico. Andremo a Rimini nei prossimi giorni per presentare alla stampa di settore, ai players interessati, Luci d'Artista, con tutti gli aspetti collaterali che faranno parte del pacchetto che noi offriremo all'attenzione dei players turistici. Si pensa delle novità per questa edizione? Sì, alcune novità ci saranno, le scoprirete nel corso del tempo. Già il fatto che sia Blancher la ditta che realizzerà l'impianto, è una ditta nuova e che ha prodotto delle nuove opere d'arte, verificheremo insieme sulla bontà di quanto faranno, e sono certo che faranno bene.